La beffa dei due playoff vinti consecutivamente senza comunque approdare in Serie C brucia ancora uno dei motivi per cui il Nardò ha deciso di cambiare rotta. A partire dalla panchina, con l'arrivo di Mister De Sanso, ma anche con un via vai di giocatori tra chi ha salutato dopo un ciclo di 2 anni e chi arriva per provare a ricominciare dopo una grande stagione ma senza lieto fine. Il presidente Alessio Antico conferma: è in atto una rivoluzione. Che io penso che questa squadra ci ha dato tanto. Noi in 2 anni abbiamo vinto 2 playoff, quindi, come si dice, no? Quando termina un ciclo, no? E adesso stiamo cercando di fare dei cambiamenti proprio per dare stimoli nuovi. Mercato attivo per i Granata, annunciati negli ultimi giorni Gassama, De Crescenzo, Delvino, Gianfreda, Montagna e l'esperto Calderoni, fatta anche per puntoriere. Il nuovo mosaico Nardò comincia dunque a prendere forma, i nomi importanti non mancano, ma quest'anno le scelte saranno più oculate, restare protagonisti, ma con un occhio in più al bilancio. L'anno scorso abbiamo un po' esagerato, tra virgolette, nonostante sia stata un'annata molto dispendiosa da tutti i punti di vista, e siamo riusciti a mantenere tutti gli impegni, logicamente. E da quest'anno stiamo ricominciando senza sperpero di denaro. Stiamo cercando di fare una squadra forte, ma allo stesso tempo far quadrare il bilancio. Fabio De Sanso sarà il condottiero di una delle squadre che, a prescindere dall'obiettivo, avrà i fari maggiormente puntati in tutto il girone H. Il presidente Antico spiega la scelta di affidare la panchina all'ex Matera e Gelbison. Noi sulla scelta di allenatori siamo sempre molto oculati, no? Perché quest'anno volevamo un allenatore che rispecchiasse la società, no? Un allenatore motivato e orgoglioso di venire a difendere i colori del Nardò.